l'inverno. L'inverno è una stagione che, come le altre tre, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. È una stagione romantica. Le persone si abbracciano più spesso. E non perché si vogliono bene, no. Ma perché sentono fritto. Non è vero. Anche perché si vogliono bene. Gli innamorati, ad esempio, guardano tante serie TV sul divano, abbracciati al loro amore, sorseggiando una bella cioccolata calda, mentre fuori nevica, piove o in generale fa freddo. È una stagione che permette di essere felici rimanendo nel tepore domestico il sabato sera, mentre d'estate si ha quasi sempre voglia di uscire. Ed è in quelle sere durante le quali si rimane a casa, magari anche molto calde, in cui a sudare pure il condizionatore, che la depressione ci attanaglia. Ma uno dei più grandi svantaggi dell'inverno per me, ma probabilmente anche per qualcuno di voi, è doversi sedere sulla tavoletta ghiacciata del cesso. È una tortura, soprattutto la mattina, appena dopo aver lasciato il caldo piumone. Io rischio lo shock termico sedendomi sulla tavoletta. E allora ho voluto approfondire la questione. Perché è così fredda quella tavoletta? Ma perché è inverno, potreste rispondere. Soprattutto se gli infissi della finestra del bagno sono vecchi, è facile che penetri freddo dall'esterno gelando la tavoletta. E invece no! No! Con una lente microscopica ho fatto una scoperta sconvolgente. La tavoletta del cesso è abitata! C'è un mondo microscopico lissù. E adesso scoprirete tutta la verità. Che il mondo si prepari alla scoperta. Baila, 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 baila. Esta rumba ta guitarra, que no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, que no siempre cantaré. Ecco, adesso sapete che su ogni tavoletta gelida esiste un mondo microscopico molto vicino all'Antartide, o meglio, vi è un Antartide microscopico. Eccolo, è lui! Fuoco, fuoco! Bersaglio neutralizzato. L'uomo che vedete accasciato sulla sedia si chiamava Duilio Anatoli, un professore e ricercatore universitario. Ah, chiedo scusa, non mi sono presentato. Sono il narratore del video. Mentre Duilio Anatoli è stato lo scopritore di questo mondo microscopico presente sulle tavolette gelide del cesso, questa è la lettera in cui ci parla della sua scoperta. È stato scambiato da alcuni agenti segreti degli Stati Uniti per un uomo in possesso di informazioni top secret sull'Area 51. Per sbaglio è stato ucciso Anatoli, che ha scoperto che ci stanno i pinguini microscopici in coppo cesso. Che vogliamo farci? E vogliamo un raggio. È la vita. È la vita. È la vita! È la vita! Scusate! Io gliel'ho detto ieri sera. Mamma, non me li dare i peperoni. Ma rimane un coppa stomaco e faccio sogni strani. Ecco qua. Ci sta veramente l'Antartide microscopico, Cancoppa. Baila, 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 baila.